si possono conclusioni, perché in realtà noi proviamo ad aprire, come diceva Sant'Omo, una riflessione, e credo che lo facciamo con coraggio, perché era un po' che non si sentiva mettere al centro il termine capitalismo. Credo che ultimamente l'unica che abbia fatto con un certo effetto sia stata la Sinti, a proposito di una riflessione sulla caduta del mondo di Berlino. E noi non potevamo essere da meno, mi verrebbe da dire, in questo contesto. La Sinti, qualche settimana fa, commentando appunto ciò che sta accadendo nel conflitto in Ucraina, che ha guardato il mondo, ricordava di quanto erano grandi le speranze con la caduta del mondo di Berlino, ma anche la nostra. E di quanto quella caduta in qualche modo veniva immaginata da tanti di noi come la costruzione di un nuovo mondo, magari non più bipolare. In realtà lei veramente ci ha detto che con quella caduta ha vinto il capitalismo, ha vinto il capitalismo più aggressivo. Qualcuno all'epoca dei fatti del G8 del 2001 parlava di turbo capitalismo, quindi qualcosa di più. E credo che rientri oggi al centro questa parola, sia un atto di coraggio e segna, compagni e compagni che presenti che hanno sentito già dire questa cosa, segna un altro aspetto che considero fondamentale. Io non sono per niente persuaso dalla lettura che della pandemia ne siamo usciti male, lo sono. Io che credo, almeno per quello che vedo, il mio limitato rispetto a quello visuale, soprattutto per quello che riguarda la nostra azione sul territorio tutti i giorni, che noi abbiamo trovato il coraggio di rivedere alcune cose, perché siamo parte di quel 56% che per tanto tempo ha pensato di non contare lungo in questo paese, e in parte ancora pensa di non contare lungo in questo paese, e ci siamo iniziati a farci delle domande che facevo, dice. Quindi senza grandi inizioni, banalmente leggendo la realtà. Voi avete detto tanti dati, io ne voglio dare altri due a proposito del fatto che non stiamo facendo nulla di rivoluzionario, meglio un po' sì, ma che dovrebbe essere la normalità, visto anche quello che accade quotidianamente. Questo è il contesto in cui le armi sono diventate già adesso, infatti, l'unico modo per dirimere le questioni e le controversie internazionali. Non è che deve finire questa è la stagione, e temiamo tanti, lo temono gli analisti sicuramente più preparati di me, che ciò che accade nella striscia di Gaza, e quindi non è più disumanità, qui siamo, diciamo così, al sadismo, addirittura non sarà l'ultima cosa che accadrà nei prossimi mesi. Però appunto, altri dati per dare idea di che cosa vedono le persone che noi incontriamo tutti i giorni dei nostri circoli, ma che noi stessi viviamo sulla nostra pelle. Nel 2016, quando facevo il mutuo, 100.000 euro di mutuo, alla fine mi andava a spendere 120.000 tra tutto. Oggi con 100.000 euro di mutuo sostanzialmente potresti comprare due volte una casa. Questa è la condizione che si vive. Profitti extra di banche, di Eni, di Leonardo, dell'Enel, oltre 40 miliardi. Il 30% di bollette o di qualunque altra spesa per cibo e l'aumento degli stipendi dell'1%. Questa è una condizione che tocca probabilmente tantissimi di quel 56%, ma che tocca la nostra vita, per non parlare del nostro mondo, il terzo settore, che è uno dei pochi settori in questo paese che cresce in termini di occupazione, ma che è a tutti gli effetti il quarto stato di questo paese. In termini di retribuzione, in termini di diritti sul lavoro, prendete il contratto delle cooperative sociali, tanto per dire uno, che è stato recentemente rinnovato. Allora, possiamo ancora continuare a foderarci gli occhi di prosciutto? Può un'organizzazione sociale come la nostra, che da tempo sceglie di fare politica, senza paura, sapendo che quel tema, quella parola, non è qualcosa che fa schifo, ma è qualcosa che invece serve a provare a invertire la tendenza in cui siamo, e non ripeto i dati che avete generato, ma che soprattutto c'è uno strumento che garantisce quella democrazia che oggi è in rischio. Qualcuno forse si riferisce, prima diceva, commentava le frasi della Meloni rispetto appunto alle tasse che fanno schifo.
Calderoni nel 2008 era il governo e il ministro del welfare, anzi delle politiche sociali all'epoca, si chiamava, era il ministro Scuri, era quello che ci disse che la povertà era un fatto che c'era, era un fatto inendibile, cioè non ci si poteva fare niente. Quindi era inutile spendere le soldi dello Stato per intervenire nella povertà. Se ne dovevano occupare, ne parlo anche i volontari dei poveri, noi ci saremmo occupati del lavoro e delle altre cose. Correva l'anno 2008, così come correva l'anno 2013, quando il fronte delle politiche sociali nei 10 anni prima, con tutti i governi di tutti coloro, perché il Berlusconi 4, Monti, Prodi, è passato da 1.884 miliardi a 344 milioni. E il fondo per le politiche sociali era quel fondo che serviva per sostenere gli enti locali delle politiche pubbliche, sia del welfare, sia educative, sia anche, diciamo, banalmente del trasporto pubblico. E sono state scelte, come diceva Antonio, e sono state quelle scelte fatte da tutti, quelle di un'austerità, che guarda caso, un'austerità messa in campo dall'Europa, che ha finito, perché è stata inventata con l'intervento della pandemia, e che oggi è la stessa austerità che è finita per più anni, perché siamo in mano. Allora, possiamo ancora pensare che non è colpa del capitalismo, perché in questo contesto è vissuto quello che sta accadendo. Guarda, non è una riflessione, cioè io mi piacerebbe, non so se ci sto riuscendo, ma mi piacerebbe che su questa riflessione non ci sia una visione, non sia solo una visione, cioè così, di propaganda, cioè è dato sulla base di quello che di come stanno vivendo, sui dati che riporta qualunque indicatore, di qualunque sistema, di qualunque ordine, di qualunque orientamento. Ed è quello che vediamo e che, sempre Antonio lo diceva, ha delle ricadute oggettive sul modello sociale e sul fatto che veramente oggi la percezione più diffusa è quella del sentimento di sfiducia e di rotta, che colpisce evidentemente più deboli, che tendono ad aumentare in questo contesto, e sulle quali organizzazioni come la nostra non solo devono fare qualcosa perché devono andare, ma li sono investite. Quindi non c'è un atto di altruismo, non c'è un atto di beneficenza, c'è un atto di consapevolezza, perché noi siamo parte di questo sistema e viviamo sulla nostra pelle questo sistema in un contesto in cui qualcuno ci chiede di mettere delle toppe a un sistema che non regge più, di fare tutte quelle cose che il pubblico ha scelto di non fare più o che non riesce a fare più, in un contesto in cui le normative tendenzialmente nazionali e regionali vanno sempre in una direzione opposta. Cioè, voi immaginate l'impatto, ecco, io siamo in un periodo anche di elezioni, questo paese si vota ogni anno tanto, ma voi pensate davvero ancora che è possibile stupirsi dal fatto che sono sempre delle persone che votano? Quando appunto la Presidente del Consiglio ci dice che pagare le tasse è una ragione scatola, anzi il messaggio è che pagare le tasse è indecente. In un sistema che non regge più e che appunto nella pandemia abbiamo visto che cosa ha significato anche la riforma federalista della Costituzione. Ma non ho sentito nessuno dire che forse bisognerebbe fare un passo indietro di fronte peraltro a una proposta di modifica della Costituzione ancora più velocista, in un sistema in cui appunto si vota meno e si tagliano le rappresentanze parlamentari, si tagliano le rappresentanze dei cittadini, lo si è fatto con le province, lo si è fatto con il Parlamento. Allora, in tutto questo potrei andare a parlare per altre ore, perché sono riflessioni che facciamo da troppo tempo. Io credo che si è iniziata la sfida, e questa sfida anche con la vostra presenza, partendo anche da posizioni che magari non ci vedono d'accordo, io credo che sia importante costruire un'alleanza. È importante perché siamo appunto in mezzo.